Silent Hill 2 Remake è remake in Unreal 5 del secondo episodio della famosa serie horror pubblicato da Konami e sviluppato da Bluebird Team. Uscito originariamente nel 2001, Silent Hill 2 sfrutta la potenzialità di PlayStation 5, tra cui le funzionalità del controller DualSense, l'SSD per garantire l'assenza di schermate di caricamento e il supporto audio 3D per un senso di immersione maggiore, senza stravolgere ovviamente l'amatissima esperienza originale. Silent Hill 2 Remake è in uscita il prossimo 8 ottobre in esclusiva su PlayStation 5 e in seguito su PC. Dragon Ball Sparking Zero porta ad un livello superiore gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi. Dragon Ball Sparking Zero vanta un roster mai visto di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche distintive. Scatenate il vostro spirito combattivo in arene che crollano e reagiscono ai vostri colpi durante la battaglia. Frantumate la terra. Fate tremare il cielo, stringete nelle mani la potenza distruttiva dei guerrieri più potenti dell'universo di Dragon Ball. Dragon Ball Sparking Zero lo troverete sui scaffali il prossimo 11 ottobre per PlayStation 5 e Xbox Serie X e PC. Precedentemente noto come Project Re Fantasy, Metaphor Re Fantazio è una nuova IP di Atlus dai creatori di Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Con Metaphor Re Fantazio, Atlus vuole affiancare una IP emergente al suo brand di punta Persona. Metaphor Re Fantazio si presenta come un videogioco di ruolo action in un mondo fantasy, con enigmi da risolvere, combattimenti tattici e dialoghi a scelta multipla. Questo titolo riprende gli stilemi di videogiochi di ruolo giapponesi più celebri per offrire un buon mix tra azione e avventura, con uno stile estetico 100% giapponese che conquisterà gli amanti di manga e anime. Metaphor Re Fantazio sarà disponibile dal giorno 11 ottobre 2024 in formato fisico e digitale, PlayStation 5, Xbox Series e anche su PC Windows. Date il via alla festa con il Mario Party più grande di sempre, ovvero Super Mario Party Jamboree, in esclusiva per Nintendo Switch. Da corse tra i caroselli, a parte i mini golf con comandi in movimento, questa volta vi aspettano più di 110 minigiochi, il numero più alto nella storia della serie. Scoprite l'isola Gomba con le sue maree, andate alla ricerca di stelle nella galleria Arcobaleno, godete due classici del passato, Westerland e il castello Arcobaleno di Mario, e tanto altro ancora, con sfide fino ad altri 19 giocatori in Bowser Rathalon, un'identica modalità online in cui l'obiettivo è accumulare punteggi da record in minigiochi come il frenetico Pista Indorata. Super Mario Party Jamboree è in uscita in esclusiva a Nintendo Switch il prossimo 17 ottobre in digitale in versione retail. Unknown 9 Awakening è il nuovo progetto targato Bandai Namco. Con Unknown 9 Awakening, il noto publisher giapponese vuole dare vita ad un nuovo franchise cross-mediale che include fumetti, cartoni animati, film e serie TV oltre ai videogiochi. Ambientato in un mondo completamente sci-fi fantasy, Unknown 9 Awakening si presenta come l'incipit di un grande romanzo narrativo, un videogioco d'azione e avventura colmo di misteri da risolvere. Unknown 9 Awakening è in uscita per PlayStation 4 e 5, Xbox Series e One il prossimo 18 ottobre. Il quinto capitolo della serie Saga fa il suo ritorno con il titolo di Romance in Saga 2, Revenge of the Seven, un remake completo in 3D del gioco di ruolo originale di lontano 1993. Partite per un'incredibile avventura sia per i nuovi giocatori che per i fan di vecchia data, con elementi classici della serie Saga e novità come voci in giapponese e in inglese, una colonna sonora riarrangiata e molto altro. Di un'epoca passata, dei guerrieri conosciuti con il nome di Seven Heroes hanno combattuto per salvare l'umanità, ma le lodi si sono tramutate in maledizioni quando gli altri Ancient hanno iniziato a temere il loro potere e li hanno banditi in un'altra dimensione. Mettetevi nei panni dell'imperatore di Avalon mentre le legioni nemici invadono i vostri territori sotto gli ordini dei Seven Heroes. Difendete quindi il vostro impero, espandete il vostro regno per poi sconfiggere i rancorosi Seven Heroes uno per uno per salvare il vostro mondo. Romance in Saga 2 Revenge of the Seven
è in arrivo sia sugli scaffali in versione retail che in digitale il prossimo 24 ottobre per tutte le console e PC via Steam. Sonic X Shadow Generations è un nuovo gioco del franchise di Richo Blu, contenente una versione rimasterizzata di Sonic Generations e una campagna del tutto inedita con protagonista Shadow. Giocate quindi nei panni di Shadow nella nuova campagna e scoprite nuovi poteri e abilità mai visti prima. I fan apprezzeranno questa avventura autoconclusiva che getta una nuova luce sul suo oscuro passato. Sonic X Shadow Generations sarà quindi disponibile dal giorno 25 ottobre in formato fisico e digitale per tutte le console. Life is Strange Double Exposure è il nuovo capitolo della nota serie sviluppata da Deck 9 Games e pubblicato dalla giapponese Square Enix. Max Caulfield, fotografa ospite alla prestigiosa Università Caledon, trova la sua nuova migliore amica, Safi, morta nella neve. È stata uccisa. Per salvarla, Max prova a riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni. Questo non funziona, ma al suo posto Max apre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva, seppur in pericolo. Max capisce che l'assassina colpirà di nuovo in entrambe le realtà. Grazie al suo nuovo potere con cui riesce a passare da una sequenza temporale all'altra, Max riuscirà a risolvere ed evitare lo stesso omicidio? Tutto questo e molto altro lo troverete in digitale e in versione fisica il prossimo 29 ottobre per PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X. Clock Tower Rewind è la riedizione dell'originale Clock Tower, avventura horror di culto pubblicata originariamente su SNES nel lontano 1995. Potrete giocare sulla versione originale che in quella Rewind, che propone una serie di migliorie tra cui una nuova introduzione animata, intermezzi e fumetti animati e brani musicati cantati da Mary Elizabeth McGlynn. Vi sarà persino una galleria d'arte virtuale e una serie di making of che sveleranno finalmente in retroscena su questo spaventoso titolo. Questa riedizione dello storico videogame di Capcom arriverà nella sua versione digitale il prossimo 29 ottobre 2024, giusto in tempo per festeggiare Halloween per le piattaforme di riferimento che sono PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch. In poche parole, il videogioco sarà disponibile ovunque attraverso gli store digitali.